Questa mostra racconta l'evoluzione, la storia, partendo naturalmente dalla nascita del biglietto augurale. Dal 1843 attraversa gli ultimi due secoli della nostra storia per arrivare fino ad oggi con i presidenti degli Stati Uniti, con Obama, e racconta quindi l'evoluzione del costume, della società, delle abitudini della gente che comunque nel passato affidava esclusivamente ai biglietti scritti a mano messaggi, pensieri ed emozioni. Credo che qualunque forma di collezionismo sia sempre legata ad una passione. Le piccole passioni a volte nascono per caso. Il mio è stato un giorno un incontro con una cartolina che trovata su un mercatino delle pulci. Una piccola bambina con i brillantini sul vestitino accanto ad un albero di Natale che mi ha ricordato tanto me quando ero bambina. Beh, da allora è cominciata questa curiosità, all'inizio le cartoline, poi lo studio, la ricerca, l'approfondimento, e allora sono andata indietro nel tempo e ho cercato di focalizzare il periodo antecedente alle cartoline, e c'è tutto un mondo veramente interessante da scoprire. Sì, è un modo per augurare buone feste, comunque è un modo per scoprire l'arte dal 1840, quando fu creata la prima cartolina augurale, ed è bellissima vederla, anche se allora alcuni prototipi venivano curati a mano, e poi è bellissima vedere questa carta che praticamente contiene filigrana al 100%, e quindi è una carta che dura nei millenni, non come la carta di oggi che non è più legno puro e che si distrugge dopo 40-50 anni. Quindi, essendo io poi un intenditore, mi è piaciuto tantissimo vedere soprattutto le decorazioni fatte anche sulla seta, per esempio, quindi è una mostra veramente molto bella. Devo dare atto a chi l'ha organizzata di avere avuto una passione, un impegno in questa passione, perché trovare migliaia e migliaia di cartoline nel corso dell'ultimo ventennio, mi diceva, è una cosa veramente difficile, però ormai con internet mi diceva appunto che riesce a collegarsi anche oltre l'Italia con l'estero e trovare tutto questo materiale. Oggi lo abbiamo qui a Catanzaro, credo che sia una mostra unica da questo punto di vista. Siamo abituati a vedere quelle di pittori, di scultori, ma non questa mostra in un periodo come questo, che è anche natalizio. Devo dire che sono molto contento in questi giorni, perché il centro storico, i catanzaresi cominciano ad apprezzarlo, la passeggiata durante la chiusura di Corso Mazzini sta andando bene, hanno aperto nuove attività, ha aperto il comunale, fra qualche giorno inaugureremo anche il supercinema, hanno aperto 3-4 ristorantini importanti, si sta facendo un albergo accanto al Politeama, si sta ristrutturando il vecchio hotel Belvedere, e poi soprattutto sono nate 5-6 attività commerciali, quindi la ripresa, come dicevo, con un po' di pazienza ci sarà. Poi abbiamo lo studio fatto da questo professionista che l'amministrazione ha preso, ha voluto portare qui a Catanzaro, anche se è nativo di Catanzaro, e credo che farà un buon lavoro per far rivivere e far rinascere il centro storico. Ce la stiamo mettendo tutta.